Infine un tema a te caro, la scuola e l'università. Quali pensi debbano essere le misure indispensabili per migliorare l'efficacia del nostro sistema formativo, scolastico e universitario? Forse porre il tema della valutazione, il tema del merito, della formazione degli insegnanti? Beh, sicuramente questi sono i temi principali. Per quello che riguarda l'università, penso che visto che siamo in regime di tagli, bisogna cominciare a tagliare il numero dei corsi di laurea. Mi ricordo che quando negli anni 80 provammo a riformare l'ordinamento didattico, sembrava uno scandalo che nella tabella degli insegnamenti ci fossero 5.000 discipline, adesso sono 50.000. I corsi di laurea credo che siano, ogni tanto leggo qualche cifra, penso di essermi sbagliato perché non è possibile. Quindi bisogna sicuramente fare una politica di rigore, introdurre il numero chiuso. Ci sono credo 36.000 docenti a contratto, che sono una cosa. D'altronde, se uno deve tenere in piedi tanti corsi di laurea è inevitabile, poi il docente a contratto non piglia una lira o piglia quattro soldi, però poi. Dopodiché si deve anche prendere un po' più sul serio il discorso sull'educazione permanente, che in questa condizione di organizzazione del lavoro, di organizzazione della produzione, diventa indispensabile. Il problema vero è che non c'è ancora una presa di coscienza da parte delle famiglie dell'importanza di questa questione. Io mi ricordo che qualche anno fa a Napoli un sacco di famiglie volevano iscrivere i figli a un determinato liceo e non c'erano i posti, c'era un overbooking. E la soluzione che fu trovata la dice lunga, perché invece di pensare a fare degli esami d'ammissione, una selezione di merito, una valutazione dei titoli, scelsero il sorteggio. Allora voi capite, questo vale sia per le famiglie che per le autorità scolastiche, ovviamente. Insomma, bisogna accentuare la responsabilizzazione dei docenti, per il resto tutti questi strilli contro la Gelmini mi paiono male indirizzati, che ci sia un esubero di personale scolastico, c'era ai miei tempi, c'è ancora adesso, si dice adesso ci sono gli immigrati, ma insomma, non è quello il problema. L'obiettivo per la scuola secondaria, io credo che sia quello di poter graduare le retribuzioni anche in base al merito, alla competenza, misurata come si misura
in tutti gli altri mestieri, non è che il mestiere dell'insegnante sia atipico rispetto a quello di un medico o di un avvocato, no? Oramai ci sono i sistemi per valutare il lavoro intellettuale, ci sono in tutti i campi, non si vede perché non ci debbano essere lì. Certo, se invece i sindacati privilegiano le carriere automatiche, gli scatti di anzianità e ogni tanto un'infornata di precari che diventa inevitabile. Anche la storia di queste uscite leghiste, i supplenti nel Veneto, prima i Veneti, poi gli altri, vabbè. Sono evidentemente delle scemenze provocatorie. Però mi vengono i brividi quando penso che ci sono laureati meridionali che si prestano a fare un mese di supplenza a Bolzano piuttosto che a Cuneo. Che questo significa che anche in questo caso il mercato del lavoro è una specie di lotteria. Quindi un po' di mente fredda e investimenti nella qualità piuttosto che nella quantità, anche se temo che ormai i buoi siano tutti scappati. Grazie. Grazie mille. A voi. Grazie.